Sì, secondo voi. Siamo. Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio innanzitutto concessionaria De Stefani, Mercedes e Stefano Brandini. No, concessionaria Mercedes e Smart. E Smart. Allora, ovviamente come società siamo molto contenti di questa partnership che è nata quest'anno e che speriamo dia soddisfazioni sia a noi che a loro. Abbiamo pensato appunto di fare una conferenza stampa in questa location particolare, poi speriamo che ci diano grandi vantaggi futuri nell'acquisto di Mercedes e di Smart, dato il rapporto che sicuramente si è instaurato e devo dire che abbiamo acquisito nel novero dei nostri tifosi ulteriori appassionati di pallacanestro. Al tavolo c'è Stefano Brandini che cura il marketing di Mercedes e che è grande sportivo e grande appassionato di pallacanestro, per cui cedo a lui la parola per ovviamente i saluti di rito e le varie tematiche che poi ci dirà. Allora, buongiorno a tutti. La De Stefani penso che sia il decimo anno che sponsorizza il Basket Ravenna, quindi è stato un rapporto continuativo, ha avuto una breve interruzione l'anno scorso per motivi legati poi alla fine al marketing di Mercedes-Benz più che alle nostre volontà, però è un rapporto duraturo, quindi l'anno scorso abbiamo avuto un SQA, sicuramente la squadra che ci ha spinto ovviamente a tornare con maggior forza a sostenere il basket di Ravenna. Siamo molto felici di contribuire ai successi della squadra. Io personalmente mi sono appassionato tantissimo, l'anno scorso penso di aver visto tutte le partite fra in casa, in trasferta, in streaming, quindi devo dire che è stato proprio un anno, una cavalcata incredibile, in un anno nel quale lo sport di Ravenna comunque è andato molto bene, penso che la gente si sia legata moltissimo al basket, forse c'era un qualcosa, un'energia dentro il padre Andrea quando giocava al basket Ravenna, forse difficile da spiegare per chi non è venuto, quindi noi siamo felici, estremamente felici di collaborare con la squadra e di contribuire, speriamo, ai successi futuri e duraturi. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. La parola al coach sulla partita di domani, che non è una partita così. Direi che viene a pennello per cercare di riprendere il discorso con la vittoria, compatibilmente con la disponibilità di Trieste, diciamo così. Allora, innanzitutto chiaramente ci siamo di fronte a un impegno particolare, un impegno non facile, però credo che alla fine chiunque faccia questo lavoro ha il piacere di affrontare, quindi giochiamo contro la squadra migliore, lo dicevano le previsioni, ma soprattutto lo sta dicendo il campo, perché Trieste può contare sul roster di prima fascia, perché Trieste in questo momento l'ha dimostrato nel big match della settimana scorsa contro la Fortitudo di avere una forza importante, nonostante l'assenza di un giocatore americano che non ci sarà neanche contro di noi, e quindi niente, una sfida difficile ma che ci affascina disputare, che non vediamo l'ora di giocare, ed è chiaro che avremo bisogno di una prestazione importante, di una prestazione fatta di concentrazione, di energia, e niente, rispettiamo Trieste, però allo stesso tempo sono convinto che abbiamo tutte le qualità per poterla mettere in difficoltà, e credo che il fatto di giocare in casa davanti ai nostri tifosi, provare a ricreare l'atmosfera di cui parlavamo prima,
potrebbe essere un aiuto in più per fare magari il salto di qualità, e domani il salto di qualità, scusate, sabato, significherebbe battere quella che in questo momento è la squadra più forte della 2, perché credo, anche considerando i due gironi, senza alcun dubbio. Le condizioni di Masciadri? Allora, Masciadri sta un po' meglio, ha iniziato a fare qualcosa con la squadra, però chiaramente il suo impegno è un attimo da valutare, sia la sua disponibilità che diciamo, la quantità del suo impegno. Quindi adesso, oggi, secondo me, cercheremo di capire un po' più il suo stato, però, come dico sempre, al di là della presenza o meno di Masciadri, ma soprattutto quando affronti squadre del genere, quello che è importante è la prestazione del collettivo, e quindi credo che noi oggi dobbiamo mettere la nostra attenzione su quello e non sul singolo. Fernandez e Green sicuramente sono due giocatori, tu hai appena sottolineato il discorso del collettivo, ma sicuramente Fernandez e Green sono due giocatori che per i loro meccanismi sono fondamentali. Sì, sicuramente Fernandez è stata un'aggiunta importante a Trieste. Oltre a Cavaliero, ovviamente. Oltre a Cavaliero, che però diciamo già aveva disputato il finale della scorsa stagione. E parliamo di due giocatori importantissimi per questa 2, ma soprattutto Green credo che in questo momento stia dimostrando di... sta dominando la Lega, perché oltre all'impatto che ha nelle partite, basta guardare le varie voci statistiche, è un giocatore presente praticamente ovunque, e quindi sicuramente in questo momento è il giocatore in più per Trieste, però parliamo comunque di una squadra che non ha solo Green, perché veramente oggi può contare su una rotazione lunghissima, sta ruotando in 10 nonostante l'assenza di Bowers, e quindi niente, sarà fondamentale limitare loro due, però senza rilassarci e dare per scontato che la pericolosità non possa arrivare da altri. Questo sicuramente. Giannelliz e Oloski sono sicuramente giocatori. Sì, no, in questo momento è una squadra che sta giocando con fiducia, anche diciamo le seconde linee hanno un impatto importante all'interno delle partite, e quindi secondo me l'attenzione dobbiamo metterla su tutti, non limitarci a contenere qualcuno di loro. Ci sono altri interventi? Allora, volevo dire questo, noi domani incontriamo Trieste, veniamo da una sconfitta che ci ha lasciato un po' la mano in bocca. Bisogna anche dire che sicuramente abbiamo fatto degli errori, però abbiamo giocato a Ferrara con una squadra direi della nostra fascia, una squadra che ha ambizioni di playoff. La squadra durante la settimana è conscia che deve giocare una prestazione di carattere, una prestazione di personalità. Oggi Trieste la possiamo definire la Juventus del calcio, è una squadra che in questo momento è un rullo compressore e ha un organico che sicuramente è di livello nettamente superiore al livello di questo campionato. Noi però cercheremo di giocare una partita di carattere, una partita di voglia, una partita dove oltre alla tecnica servono tutte quelle componenti che ti aiutano e che ti permettono di vincere. In questa partita poi ci piacerebbe che ci fosse il coinvolgimento della città, giochiamo di sabato sera per la concomitanza con la pallavolo, sicuramente può essere una... da un lato usciamo dalla routine della domenica, però credo che la partita, il fascino e soprattutto ricevere la capolista Ravenna sia uno stimolo per tutta sia gli appassionati, sia per chi ama lo sport e per chi ama vedere una partita di livello importantissimo. L'abbiamo visto domenica qual è stata la prestazione di Trieste contro la Fortitudo.
e lo spettacolo che Trieste ha fatto in televisione. Quindi dobbiamo avere una cornice di pubblico, ma soprattutto dobbiamo avere un numero di tifosi che ci è vicino, che ci aiuta e che ci spinge a giocare una partita dove sicuramente servono delle performance eccezionali da parte di tutti, sia dentro sia fuori il campo. Speriamo che ci sia il clima giusto e poi vedremo alla fine come sarà andata. Sicuramente la squadra vuole e ha nelle proprie corde il desiderio di fare una grande partita. Mi allaccio a questo dicendo che probabilmente la partita di Ferrara, uno dei più forti dispiaceri che ci ha dato, al di là di un'occasione che onestamente è persa, nel senso che era una partita che si poteva vincere ma che oramai fa parte del passato, è stato proprio il dispiacere di non poter dare una gioia ai tanti tifosi che ci hanno seguito in trasferta. E quindi con la squadra abbiamo questo forte desiderio di rimediare, diciamo, e quindi mi auguro di riuscirlo a fare, ma abbiamo bisogno del calore, perché prima Mauro parlava di calore, perché soprattutto nel basket ci sono dei momenti chiave dove il supporto del pubblico può avere un'importanza notevole, ed è quello che chiedo ai nostri tifosi, perché sicuramente non solo la partita di Trieste, ma in generale nel corso delle partite ci sono dei momenti magari in difficoltà dove la squadra va aiutata in quel momento, perché a volte avviene il contrario, cioè di un pubblico che si esalta per le belle giocate, ma forse quello che ancora manca è la capacità di capire, di comprendere la difficoltà dei ragazzi in alcuni momenti, ed è proprio allora che mi piacerebbe ricevere l'affetto dei nostri tifosi, che è già importante, che è già da apprezzare. E quindi niente, domani mi auguro che tutte le componenti, partendo dal sottoscritto, al mio staff, ai giocatori e ai tifosi, di poter mettere insieme tutte le nostre energie per provare a fare qualcosa di speciale, perché oggi battere Trieste significherebbe fare qualcosa di speciale. Ok, grazie a tutti. Grazie De Stefani. Buona partita a tutti e speriamo di festeggiare domani sera insieme a voi. Dopo domani. Io sono qua.